Una lunga storia senza fine, ancora un rinvio per la famiglia Moneti che nella giornata odierna avrebbe dovuto lasciare la propria abitazione in via Persoria 53. Ce la caviamo, diciamo che ci danno, fino al momento sono sempre dato dei rinvii, no, a breve termine, quindi un pochino abbiamo questo peso che comunque abbiamo sopra la testa continuamente, che è difficile da portare, però dai, insomma, come ha detto anche la consigliera, noi comunque siamo tenaci e cerchiamo di resistere, quindi cerchiamo di fare tutto il possibile comunque per portare avanti la cosa il meglio possibile, per cercare di risolverla il prima possibile, nel miglior modo possibile per tutti. Ma noi una soluzione fondamentalmente ce l'avremmo, abbiamo anche un contratto firmato, adesso abbiamo un attimo di diatriba con la persona che c'è dentro, che comunque è una persona anziana, quindi non è che possiamo mandarla, diciamo, in mezzo alla strada a lei per risolvere la nostra situazione, quindi risolvere un problema e crearne un altro. Perciò dobbiamo anche stare un attimino alle tempistiche su, e quindi speriamo di avere noi il giusto tempo in modo che lei possa uscire, in modo che noi possiamo adattare la nuova casa alle esigenze mie per non dover mettere in difficoltà più nessuno, insomma, ecco. Non siamo pronti per il 13, inutile dire, anche perché non sappiamo dove andare, quindi per il 13 noi non siamo pronti. Loro continuano a insistere a dire che vengono con le forze dell'ordine, noi però per il 13 non saremo pronti, lo dico qui pubblicamente perché non ce la facciamo, anche perché dall'altra parte la casa fino al 15 non ci permettono neanche di entrare. Io di maggio, qui io ho già portato un po' di mobili e alcune scatole di vestiti e poi ho dovuto fermarmi perché la signora mi era andata in ansia e non riusciva a gestire la cosa. Lei adesso la casa ce l'ha chiusa, quindi noi non possiamo neanche andare a portare i mobili, ecco. Dovrei trovare una soluzione per portare i mobili in un posto, finire il tutto di smontare quello che c'è, vediamo se riescono a ridarci qualche altro giorno, altrimenti è veramente difficile. Lei diceva che aveva già delle soluzioni, ma non ce le ha queste soluzioni al momento. Sta provando, adesso è andata da dei parenti a Roma e da lì ci farà sapere se trova qualche soluzione. Però non so anche noi come facciamo a buttare in mezzo alla strada una signora di 80 anni. Anche se abbiamo un contratto che ci dice che siamo dalla parte della legge noi finalmente, anche se qui non siamo dalla parte della legge come ci dicono. Di là noi abbiamo un contratto firmato e registrato. Però c'è una signora di 80 anni dentro da sola. Dicono anche che con noi non hanno trovato un interlocutore con cui poter aprire un interlocutore, ma non è così. Smentisco tutto perché non è così. Noi siamo in difficoltà, possiamo aver avuto qualche reazione sbagliata, per carità, ma siamo qua. Gli è stato offerto anche dei canoni d'affitto per i mesi che rimanevamo qua, per questi 2 mesi non l'ha accettato. Ha fatto una controproposta molto più alta e molto più esosa, anche magari che giustamente, non lo so, calcolando dei costi che lei ha sostenuto e calcolando delle spese legali. Però detto questo, siamo qui. Dall'altra parte non c'è questa sensibilità o questa voglia di capire, ecco. Persiste una chiara situazione di emergenza, soprattutto per la presenza del giovane Alessandro, un ragazzo disabile ormai da 9 anni, a causa di un tragico incidente stradale. La famiglia Moneti ha individuato una nuova abitazione in zona Loreto che sarà disponibile a partire dal prossimo 1° giugno. Presente anche Anna Menghi, consigliere regionale della Lega, che ha commentato così la vicenda. E ho conosciuto una storia straordinaria e da quel momento ho cercato di mettermi a fianco della famiglia Moneti, perché la storia di Alessandro merita che le istituzioni siano al loro fianco. Su mandato sia dell'assessorato che del presidente della regione abbiamo cercato di capire anche a livello, diciamo, quello che la regione poteva mettere sul piatto e lo stiamo facendo, pur sapendo che la regione non gestisce direttamente i servizi. Quindi mi sono messa in contatto con il comune di Pesaro e ho trovato comunque una disponibilità da parte di tutti. Adesso si tratta di fare lo sforzo finale per consentire che tutti insieme possiamo scrivere una nuova pagina, una bella pagina per la storia di Alessandro, che lo merita, perché lui è un esempio di forza insieme alla sua famiglia, di impegno, e le istituzioni hanno il dovere di stare al loro fianco.